Ciao a tutti e bentornati su Malasta Eureka. Dopo questo piccolo breve periodo di assenza, torno quest'oggi con un nuovo video e vi mostro il mio setup del mio Traveler's Notebook per il mese di luglio. Andrò a utilizzare solo ed esclusivamente questo planner per il mese di luglio perché sto partecipando a One Book July. Se non sapete cos'è One Book July, vi lascio il link qui sotto nel box di informazioni al mio video dell'anno scorso. Così cercate un po' di capire che cos'è e decidete poi se partecipare anche voi. Io trovo che sia un'ottima iniziativa, mi piace molto semplificare il mio sistema di pianificazione per il mese di luglio e spero che anche qualche altra italiana decida di venire con me in questa avventura. Allora, sto utilizzando un Traveler's Notebook di colore nero, anche se ho recentemente ordinato un altro Traveler's Notebook di colore marrone. Trovate il video qui sempre sul canale, lo link nel box informazioni. Però ho deciso di utilizzare quello nero perché la borsa che sto utilizzando adesso è nera. Allora, vi mostro subito che cosa c'è in questo Traveler's Notebook. Prima cosa, ho un piccolo charm col segno dell'infinito sull'elastico. Non ho nessun bookmark nel fondo, ma ho delle tab sopra. Le mie tab dicono 2017, mese, settimana, giorno. E poi, vabbè, questo è un progetto che sto lavorando e una piccola tab per YouTube qui in alto. Poi, il Traveler's Notebook si apre con un elastico che è fermo sul retro e all'interno ha diversi quadernini. È un ottimo sistema per coloro che vogliono stare organizzati ma non amano gli anelli perché, per esempio, gli danno fastidio. Una volta aperto il mio Traveler's Notebook, ho dei post-it. Solitamente qui ho la mia business card con le informazioni personali e del lavoro. E poi ho appunto i miei inserti. Tutte le dashboard che vedete qui attorno ai miei inserti, così come gli inserti li ho realizzati da me. Per quanto riguarda la grafica invece degli inserti, sto provando questo mese Anyplans su Etsy, semplicemente perché Annie ha degli inserti fatti benino, non stratosferici, che però costano veramente veramente poco. In questo periodo ho veramente accesso a fondi illimitati, quindi ho dovuto anche un pochettino dimezzare le spese, se non quasi annientare le spese che ho che per questo mio hobby creativo. Inoltre, tutta l'arte che vedete l'ho presa praticamente da Pinterest o da DeviantArt o altri siti, e per quanto riguarda le immagini che ho utilizzato per gli sfondi, sono in realtà degli sfondi di desktop per computer che ho stampato su foglio A4 e laminato. Il foglio A4 ovviamente è un foglio di cartoncino, non troppo spesso perché non mi piacciono le dashboard spesse. La prima cosa che vi voglio far vedere è che ho praticamente sperimentato un pochino e ho creato delle vere e proprie tasche utilizzando della carta velina sulla quale ho stampato lo stesso motivo floreale che ho utilizzato per la copertina. Ho deciso di fare questa cosa, proprio sperimentare. A me personalmente le copertine di plastica per il Traveler's Notebook non mi piacciono. Però, appunto, siccome ho utilizzato dell'arte per decorare le mie copertine, ho deciso di laminarle in modo tale che, come vedete, praticamente essendo che è ricoperto da un foglio di plastica, non si alzino. In particolare, questa immagine mi rappresenta molto. Non sto qui a dilungarmi, però fa niente. Sulla copertina del primo insert di Anyplans abbiamo un minion perché mio marito, che si chiama Kevin, ha comprato una cosa schifosa tedesca e sull'imballaggio c'è appunto un minion con le banane e lui andava in giro a urlare banana, banana, quindi l'ho deciso di attaccare qua giusto per tirarmi su un morale dopo questo periodo difficile. Poi utilizzo questo inserto che sarebbe un giornaliero non datato, in realtà come inserto per le liste, idea che ho preso da Carrie ovviamente, e ho deciso di dividere questo inserto in due parti. Praticamente al centro del mio inserto ci ho piazzato il mensile, che è questo qui, in modo tale da creare due sezioni.
E praticamente questo qui è un po' un inserto personale che ho deciso di andare a utilizzare per cose completamente personali. La prima parte è per cose che riguardano la casa, la famiglia, gli acquisti, benessere, eccetera, eccetera. La seconda parte invece riguarderà Malastevra, quindi il mio blog e la mia attività sul web come stationary blogger. Nel centro appunto il mensile accademico che va dal 2017 fino all'intero 2018, principalmente per pre-planning. In realtà non ho fatto molto, invece è abbastanza bianco perché l'ho appena aggiunto e non mi piace assolutamente, adesso vi spiego il perché, perché va da sabato a da domenica a sabato, perché è americano e io queste cose non le sopporto. Per me la situazione, la settimana va da lunedì a domenica, non va da sabato, da domenica, scusate, a sabato. Quindi poi faccio vedere come faccio per non sbagliarmi, perché sennò col mio cervello io queste cose qui non le leggo, praticamente metterei tutti i miei appuntamenti di lunedì di qua. Vi faccio vedere un po' come ho risolto per quanto riguarda l'inserto mensile. Poi abbiamo un'altra taschina vuota per ora e ho questa tasca multifunzionale che ha anche il pen loop qui, che non è quella della Traverse's Factory in realtà, ma è quella di Loved by Gabby su Etsy. Ve la consiglio perché è veramente ottima, perché ha due tasche zip con la zip, in più ha il porta tessere a due lati e dall'altra parte praticamente ha proprio delle tasche in plastica che voi potete utilizzare per metterci qualsiasi cosa, per esempio scontrini, in questo caso una cosa che ha scritto mio marito, eccetera eccetera. Allora, siccome queste sono completamente trasparenti, io all'interno ci ho inserito della carta da pacco. Perché? Perché quando viaggio io le utilizzo anche per portarmi praticamente dei soldi extra o dei documenti che non tengo nel portafoglio e quindi preferisco che siano un po', cioè che non si vedano poi quando tiro fuori il taccuino per appunto scrivere o prendere delle note. Per esempio quando viaggio amo ascoltare i podcast, quindi mi piace scrivere giù qualche nota. Dopodiché ovviamente qui il mio stencil Bonici, come sapete che adoro, anche questo qui l'ho preso su Etsy da Tokyo Shop perché non ho la carta di credito, quindi non posso ordinare dal Giappone. Questi qui li ho presi su Amazon e sono di 4 mm, questi qui invece li trovo nelle copisterie, anche questi qui li ho trovati in copisteria praticamente e sono i miei post-it praticamente preferiti, anche se a dirvi la verità sono parecchio costosi, quindi in realtà cerco di usarli il meno possibile. Dopodiché ho ancora un velo che ho stampato io e dopodiché ho il mio Annie Plans, quello datato con le ore. Adesso ve lo faccio vedere meglio nell'inserto di luglio, perché non posso mostrarvi cosa c'è all'interno perché appunto ero via anche per lavoro e ho delle note personali che non posso mostrarvi, quindi saltiamo nel mese prossimo. Vedete che ho ancora questa cartavellina, questo inserto qui ovviamente alla fine del mese verrà rimosso e rimarrà solo questo inserto qui. Allora, vi faccio vedere cosa ho qui. Praticamente ho creato una copertina che abbia anche il segnalibro. Lo faccio, questa cosa qui la faccio spesso, ve l'avevo fatta vedere forse in un altro video. E è utile perché posso attaccarci i post-it su questa parte qui. Io quando uso Travel Notebook utilizzo un sacco di post-it, lo so già. Poi c'è la versione mensile e quello che sono andata a fare è proprio prendere uno stamps e creare un bordo in modo tale che il mio cervello si ricordi che questa è domenica, non è lunedì. L'ho decorato con delle piume, anche questi sono stamps. Come vedete non uso stickers, in realtà ogni tanto mi piace, vediamo se posso farvelo vedere, ogni tanto mi piace usare degli stickers, però poi mi trovo male perché io non ho la silhouette e quindi non posso tagliarli, devo tagliarli a mano con le forbici, ci perdo un sacco di tempo. E purtroppo al momento appunto non posso permettermi di acquistare stickers dall'America che costino
troppo. Questo è un esempio. Ok, poi viene un chart. Questo qui in realtà si chiama Gantt chart ed è per i progetti. Questo è un Gantt già mensile, che in realtà è molto molto vecchio, non è stato inventato da DIY Fish, non è stato inventato da Any Plans. Questo qui, per chi fa project management, è un vecchio modo per assegnare determinate task a determinati periodi del mese. Ok? Dopodiché c'è un mese, una settimana su una pagina, scusate, come vedete anche qui l'ho già cominciata a decorare perché avevo appunto questa oretta libera quando mi sono fatta le dashboard, ho messo dei puntini, questi stampi acquistati sul sito di Elisabetta, Scrapbook EU, lo trovate qui sotto nel box informazioni e come potete vedere praticamente potete fare qui gli appuntamenti e qui le cose da fare quel giorno, anche qui ho segnato sabato e domenica con lo stesso metodo. Questo è quello che voi praticamente vedete di Any Plans, praticamente è bianco e sembra così, quindi mi raccomando, fatto così, con questo tipo di grafica è Any Plans e ho praticamente usato uno stamp di Studio L 2E per marcare mezzogiorno e marcare le 7. Perché? Perché a mezzogiorno mi devo fermare per la pausa pranzo e alle 7, diciamo, voglio uscire a essere a casa a mangiare. Perché io sono terribile quando sono nella zona, continuerei a lavorare tipo naturale durante e poi dopo tutti i ritmi si incasinano. Quindi per me è molto importante marcare questi due periodi temporali. Quindi qui ho fatto così, la settimana dopo invece ho fatto qualcosa di un po' diverso, ci ho creato delle linee sempre con gli stampi di Elisabetta, che ho preso da Elisabetta su Scrapbook EU. Dopodiché, come vedete c'è l'altra parte, ho una foto che avete intravisto ma non voglio proprio mostrarvi e poi ho l'altra parte. L'ultimo quaderno, l'ultimo inserto che ho è invece l'inserto che uso per prendere le note al lavoro. E non vi posso far vedere molto, ma praticamente io utilizzo DIY Fish l'anno in orizzontale per praticamente marcare particolari progetti e questo qui è sempre una tecnica di time management che ho imparato appunto durante il dottorato di ricerca. Mentre qui ho attaccato questo, penso sia un, non mi viene la parola, scusate, vabbè, avete capito, lo vedete anche voi, che si dice don't give up, e praticamente è bendato, non vede davanti ed è ferito e butta. E questo praticamente riassume il mio stato d'animo al momento per quanto riguarda il mio lavoro. E niente, poi non posso mostrarvi ovviamente le note, c'è nell'altra parte della taschina c'è invece l'altra parte dell'anno, quindi questa è la prima metà dell'anno, questa è la seconda metà. Qua ho dei post-it sempre di Scrapbook che ho preso, che anzi qua me li hanno mandati Elisabetta, credo, se mi ricordo bene. E anche qui vedete le taschine che ho sempre fatto io con della velina. Questa volta questa velina l'ho, avevo degli stracci, degli strappi a casa e li ho utilizzati appunto per creare queste bustine. E ovviamente essendo laminate voi potete stare tranquilli che nel caso cada l'acqua eccetera eccetera queste qui non si rovinano. E questo è un po' anche il motivo per cui questo mese ho deciso di andare per quelle laminate. Vorrei acquistare quelle di Foxy Fix, le dashboard, in realtà sto cercando delle alternative perché non mi va di appunto contribuire a Foxy Fix come azienda. Se avete delle alternative per la dimensione regular di dashboard in cui è possibile appunto inserire la carta scrap per farne le copertine, per piacere scrivetemelo qui sotto in un commento. E detto questo, se vi è piaciuto questo video cliccate mi piace, se volete vedere altri update scrivetemelo qua sotto in un commento, se avete qualche domanda anche qui sempre nei commenti io vi rispondo sempre e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!